L'infortunio di Bremer cambia i piani della Juventus. Sì, perché ormai una settimana fa si infortunava Gleison Bremer, un infortunio abbastanza importante che ha portato il difensore brasiliano a dover praticamente di fatto saltare tutta la stagione, lo porterà a saltare tutta la stagione, quindi la Juventus si trova senza un pilastro dunque che manca a questa Juventus ed è anche in virtù delle partite successive al suo infortunio evidentemente un problema perché abbiamo visto la Juventus sbandare un po', guarda caso, comincia a prendere i primi gol senza Bremer. Quindi non si può parlare di un infortunio qualunque, non si può parlare di un'assenza qualunque. Si parla di un'assenza importante. Attenzione perché la notizia di oggi è importante. Perché? Perché si parla di Juventus che sta avendo una pazza idea di mercato. E sì, perché a gennaio la Juventus ha intenzione di intervenire sul mercato non nell'immediato a parametro zero attraverso l'acquisto di qualche giocatore a parametro zero, bensì attraverso la possibilità di portare a casa un difensore che sia un po' più affidabile rispetto ai parametri zero di cui si sta parlando. E che però in Serie A ha fatto vedere grandi ma grandi cose. Scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su Facciamo New Sport. Io come sempre vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati in maniera costante e gratuita. Vi basta iscrivervi al canale che è gratuito e lasciare like ai contenuti. Andiamo alla notizia. Perché la Juve ha inevitabilmente bisogno di un difensore. È inutile girarci intorno e sta valutando di intervenire già nella finestra di gennaio per poter acquistare un difensore e sostituire così il brasiliano. È vero che Kalulu sta facendo bene, è vero che Gatti sta facendo bene, però oltre loro non c'erano difensori che ti danno grossissime garanzie, perché abbiamo visto Danilo che in questo momento non sembra dare grosse garanzie, perché abbiamo visto un Cabal che da centrale non entusiasma. La Juve come centrali vuole valutare qualcosa. Potrebbe da qui a gennaio mettere qualche pezza qua e là con qualche giocatore adattato, però a gennaio si vuole intervenire. La notizia di cui sta parlando in questi giorni ed è forte, è quella di un ritorno di fiamma per Milan Skriniar, ex difensore dell'Inter, che ha fatto grandi stagioni all'Inter, che ha fatto stagioni da grande protagonista all'Inter e che nel momento in cui Milan Skriniar, anni fa ormai, va al PSG, cosa fa l'Inter? Cerca di sostituirlo proprio con Gleison Bremer. E sì, perché l'Inter aveva individuato in Gleison Bremer il sostituto di Skriniar. Il caso strano vuole che a distanza di anni potrebbe essere Milan Skriniar il sostituto di Gleison Bremer. A volte il calcio è davvero molto strano e ti porta di fronte a degli scenari abbastanza clamorosi. Skriniar è un giocatore che la Juventus, pensate un po', aveva cominciato a seguire ai tempi della Sampdoria. Quando era un difensore della Sampdoria, la Juventus ai tempi di Marotta l'aveva cominciato a sondare. Poi andò all'Inter, difensore slovacco, che quest'estate, essendo giocatore del PSV, ma in rotta col club, sembrava destinato ad andare in Arabia Saudita. Perché? Perché a Parigi non è più considerato un titolare, perché Luis Enrique lo fa giocare pochissimo, perché ormai da anni che non sembra più quel difensore affidabile di cui si parlava tanto a Milano, e a Milano l'Inter lo ha sostituito a dovere, perché Pavard in questo momento dà grosse garanzie, perché evidentemente la difesa dell'Inter sta, anche se quest'anno prende più gol dell'anno scorso, però a prescindere non si ha la percezione quando si vede l'Inter che è, oh mio Dio, manca Skriniar, no, assolutamente. Si ha più la percezione che il PSV abbia preso un giocatore forse un po' sopravvalutato. Ma attenzione però perché questa volta può esserci un ritorno. La vecchia signora potrebbe fare infatti un tentativo per portare Milan Skriniar dove? A Torino, ma con un prestito. La volontà infatti della Juventus è cercare di colmare il vuoto di Bremer, almeno fino a fine stagione, e poi capire il da farsi. E potrebbe essere una situazione interessante per tutti, perché la Juventus va a prendersi questo giocatore, se lo mette in rosa e cerca di coprire il vuoto di Bremer, e va a prendere un giocatore che ha giocato tanti anni in Serie A, ha giocato ad alti livelli, ora gioca al PSG, quindi è un giocatore affidabile, lo prendi, lo metti alla Juve. È titolare, non prendi uno che magari ha tutti gli acciacchi del mondo, che magari si deve integrare, campionato nuovo e quant'altro. È un giocatore bello che è pronto. Lo prendi e lo metti subito titolare. Io già mi immagino un suo arrivo potrebbe poi portare alla coppia Skriniar-Gatti con Kalulu largo a destra e con Cambiaso largo a sinistra. Cioè arriverebbe subito e farebbe immediatamente il titolare al posto di Bremer. Non ci vorrebbe, secondo me, il periodo di apprendimento tanto richiesto. Tra l'altro, un giocatore che l'11 febbraio. Andrebbe nel 2025 chiaramente andrebbe a fare 30 anni. Sì,
Ma perché vi dico la sostanza intelligente? Il prestito, perché sì, si parla di prestito, perché la Juventus colmerebbe questo vuoto e poi valuterebbe a giugno il da farsi. Il PSG, pardon, potrebbe avere un interesse importante perché? Perché il PSG lo sta facendo giocare poco e questo non fa altro che svalutare il prezzo del ragazzo. Così facendo invece, il ragazzo potrebbe avere una valorizzazione importante che potrebbe poi portarlo ad essere venduto a gennaio, o meglio a giugno. Ricordiamoci che lui ha un contratto fino al 2028, quindi il PSG ha interesse a valorizzarlo e poi a eventualmente venderlo la prossima estate ad un prezzo più interessante, perché quest'estate si parlava di pochi soldi per poterlo vendere, anche perché ormai lo sappiamo, l'Arabia Saudita cosa fa? Promette tanti tantissimi soldi ai calciatori, ma di fatto poi paga poco i club, e quindi per i club è poco interessante vendere i propri giocatori alle squadre dell'Arabia Saudita. Per cui la percezione che possa esserci qualcosa del genere. La Juventus però sta cominciando a imporre delle condizioni. Partiamo dalla prima. E deve essere un prestito secco o al massimo con diritto di riscatto. Questa è la prima condizione. La Juventus non si vuole obbligare per giugno. Sta facendo un discorso ben chiaro al PSG, facendo capire che se si fa alle condizioni della Juve. Non ha la Juventus intenzione di spendere e espandere a gennaio. C'è la possibilità di liberare il PSG da un giocatore forte, ma che in questo momento è un peso, perché poi negli spogliatoi così importanti, e in passato il PSG è stato protagonista di queste situazioni qua, quando i giocatori forti, ma che stanno in panchina, creano malumore all'interno del club, all'interno dello spogliatoio, all'interno dell'ambiente calcistico. Ed è per questo che secondo me il PSG ha bisogno di venderlo proprio. È un prestito fino a fine stagione, è interessante per il PSG. Altra situazione da monitorare con molta attenzione per quanto riguarda il PSG è legata all'ingaggio. Perché? Perché il PSG lo sappiamo bene, un po' come l'Arabia Saudita, un po' come diciamo quel tipo di mondo lì, ha, tra virgolette, punta forte su che cosa? Sugli stipendi. Emilia Skriniar ha uno stipendio altissimo. Questo porta la Juventus a chiedere un'altra condizione, a imporre anzi un'altra condizione al PSG, ossia parte dell'ingaggio deve essere pagato dal PSG, perché noi, dice Giuntoli, non riusciamo materialmente a pagare quell'ingaggio lì, quindi se vuoi che ci prendiamo il tuo giocatore per 6 mesi, te lo rivalorizziamo e poi a giugno valutiamo se ridartelo valorizzato oppure eventualmente parlare di un riscatto, devi pagarci parte dell'ingaggio, perché se no te lo tieni tu, sta tutto l'anno in panchina e magari paghi un ingaggio altissimo senza far nulla. È una soluzione che al PSG comunque conviene. Il PSG comunque è un club a cui conviene in questo momento fare un'operazione del genere. E la Juventus prende uno bello che è pronto. In Europa la Juventus è sempre stata vista come il club a cui, soprattutto quest'anno in cui la Juventus prende pochissimi gol, ma anche negli anni precedenti con Allegri, in cui magari gli attaccanti non vengono chissà quanto valorizzati, ma i difensori sì. Guarda Bremer, arriva dal Torino come un buonissimo difensore, oggi è considerato uno dei migliori al mondo. Prendi Bonucci, Chiellini, in passato ancora prima Barzagli. La Juventus è piena di giocatori che hanno fatto la storia difensivamente parlando del club. Per cui può essere una soluzione. Ci sono però delle condizioni, ripeto, deve essere diciamo in prestito, parte dell'ingaggio pagato dal PSG, senza alcun tipo di obbligo per quanto riguarda giugno. Detto ciò, se dovesse concretizzarsi, secondo me Skriniar sarebbe un'occasione d'oro per la Juventus, ma davvero d'oro, perché andresti a prendere un giocatore bello che è pronto per poter colmare l'assenza di Gleison Bremer.